L'imprenditoria, l'agricoltura, l'elettrificazione in Africa. Di questi temi abbiamo parlato con leader politici e partecipanti della quarta edizione del Forum per lo sviluppo africano, che si è svolto a Casablanca, capitale economica del Marocco, sotto il tema agricoltura ed elettrificazione, mobilitare le energie. Il 60% della popolazione africana non ha accesso all'elettricità, oltre il 50% soffre di malnutrizione. Quando il continente possiede 800 milioni di ettari di terreni coltivabili non utilizzati, attori economici e dirigenti hanno presentato le loro esperienze. L'obiettivo di questo forum è permettere ai suoi 2.400 iscritti di interagire con gli esperti, di garantire la programmazione di almeno 4.500 appuntamenti fra aziende. Si vuole estendere il movimento di cooperazione all'interno dell'Africa, fare in modo che gli africani comincino a cooperare fra di loro, a fare affari intraregionali, ma anche a interagire con i propri omologhi a livello internazionale su un piano di parità. Il forum di Casablanca mette in relazione anche leader politici e investitori. In particolare si è discusso della trasformazione dell'agricoltura da attività di sussistenza a motore di sviluppo dell'economia e delle imprese. L'agricoltura non è soltanto una questione dell'Africa, dove ci sono i poveri, dove le persone hanno fame e dove l'autosufficienza non è stata ancora raggiunta. L'agricoltura è soprattutto una questione che interessa tutti, in particolare gli europei, e oggi riguarda l'Africa nel quadro della cooperazione sud-sud. L'obiettivo della quarta edizione è quello di rilanciare il dibattito su tematiche fondamentali come lo sviluppo dell'agricoltura e dell'industria dell'elettrificazione, che sono due pilastri per qualsiasi politica equilibrata, duratura dell'Africa per il suo miglior posizionamento sul mercato internazionale. La Repubblica del Congo ha presentato attraverso l'Agenzia per la promozione degli investimenti le proprie strategie di sviluppo con il fine di aprire maggiormente il paese agli investitori internazionali. Il futuro dell'investimento in Africa, poiché in Africa si registrano tassi elevati di crescita e si sta sviluppando sempre di più la classe media. Per questo credo che il futuro degli investimenti sia in Africa e che iniziative come queste siano ottime. Sono forum per permettere anche incontri sud-sud. Credo che sia una buona cosa.